Miliardi messi sul tavolo del governo per l'economia ternana ogni giorno, oltre a fare i conti con morti e contagiati da coronavirus. Ma c'è un'altra paura reale che alberga in tanti, la paura di non poter più rialzare le serrande del negozio, del bar, del ristorante o dell'azienda. L'emorragia è enorme, mai prima d'ora il settore economico-industriale sta vivendo un momento di vera e propria emergenza. Un buio fitto che per i pessimisti non vedrà più la luce. Anche a Terni, città a forte vocazione industriale, proprietari di aziende ed attività sono con il fiato sospeso. Il commercio ternano già soffriva prima per una situazione generale di grande difficoltà. Questa tragedia, perché la dobbiamo definire una tragedia di natura sociale ed economica, ha amplificato e peggiorato notevolmente le condizioni di un settore di frontiera che comunque risente e ha risentito di questo momento particolarmente difficile. E secondo lei se c'è l'ombra dietro l'angolo, lo spettro di chiusure e licenziamenti? Beh, sicuramente occorre sostenere questo comparto, che appunto, come dicevo, è quello del commercio, è quello del turismo, tutta la filiera che riguarda il turismo, i servizi in generale e quindi anche le cosiddette partite IVA, che vedono compromessi non solo possibili scenari di sviluppo, ma vedono compromessi migliaia e migliaia posti di lavoro. Dietro ad ogni negozio c'è una famiglia e ciascuna famiglia lavora nello stesso punto vendita. Quindi è un problema di natura economica, è un problema di natura sociale, è un problema di natura valoriale. E su questo le istituzioni sono chiamate a fare il loro compito nel sostenere questo comparto e quindi garantire la giusta liquidità per fronteggiare questa inaspettata tragedia. E a diversi livelli, sia a livello nazionale che a livello regionale che a livello appunto locale, una moratoria diffusa, che significa sospendere il pagamento dei tributi a diversi livelli, iniziamo dal livello comunale, e quindi rinegoziare una politica del credito adeguata ed efficace ai bisogni, ma soprattutto garantire la liquidità necessaria a chi comunque oggi si vede sprovvisto di tutto. Noi abbiamo un impegno. Non a caso ho proposto alle istituzioni a diversi livelli, sia locale che regionale, un rinnovato patto sociale.